Siamo al telefono con Joachim Spina, ex tecnico dell'Ovidiana Sulmona. Mister, come valuta quanto accaduto e quindi il suo esonero che c'è stato nella giornata di ieri? Faccio un ringraziamento alla società comunque per l'opportunità data, auguro le migliori fortune al mister nuovo, al mister Loré, e dispiace tanto perché potevamo stare a raccontare una storia diversa. Ma non è così, il calcio è questo e a pagare spesso e volentieri sono gli allenatori. Mi dispiace, quello sì, però non ho rammarico perché ho dato tutto in questo mese, due mesi, compresa la preparazione. Così Joachim Spina all'indomani del suo esonero dalla guida tecnica dell'Ovidiana Sulmona. L'ex allenatore dei biancorossi parla di decisione affrettata da parte della società che non gli ha dato tempo di portare avanti il progetto che non si realizza in un mese, ha aggiunto Spina. Quello che penso, io l'ho detto già alla società, quindi non è una cosa nuova. Io penso che se abbiamo parlato a inizio anno di un progetto di giovani, un progetto con gente locale, dovevamo puntare ad una salvezza e quello era il nostro compito. Poi non so se nel corso del tempo forse qualcuno ha iniziato a credere che dovevamo giocare come il Real Madrid, questo non lo so. Noi abbiamo fatto, penso, delle ottime partite, abbiamo giocato contro le migliori squadre, per quanto mi riguarda sapevamo che era difficile, un Ortona, un Vasto, anche un derby con il Raiano o un River Chieti che è retrocesso da un'eccellenza. Con queste squadre ce la siamo giocata alla pari e abbiamo dimostrato che comunque potevamo far bene. Poi gli episodi con il sé e con i ma non si fa niente e gli episodi non ci hanno detto bene. In merito alla brutta prestazione di domenica contro il Villa 2015, Spina ha detto: penso che non si possa giudicare una stagione o un progetto per una partita. L'ex allenatore dell'Ovidiana Sulmona non fa comunque drammi e guarda al futuro. Va bene così, accettiamo le decisioni, ne approfitterò per lavorare ancora di più e cercare di apprendere ancora molte cose, anche da situazioni che succedono extra calcistiche.